Salve carissimi amici YouTube, qui Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi parliamo del Club dei Supereroi, nuova testata in casa Panini Disney, una testata interamente dedicata agli eroi minori, gli eroi meno noti della famiglia Disney. In copertina abbiamo un Super Pippo che è davvero magnifico, ad opera di Donald Soffritti, con una bella colorazione, uno sfondo ultra pop che già ci manda un po' l'idea dei fumetti degli anni 60-70 supereroistici, un albo che ha dei punti di forza anche piuttosto interessanti, ha dei difetti a mio parere, ne parliamo e lo analizziamo all'interno di questo video, ma prima una segnalazione. Prima di fare questo video, subito dopo aver letto questo volume, ho cercato maggiori informazioni e ho trovato qualcosina in un forum chiamato Il Batterifugio di Paperbat. Vi lascio il link in descrizione, perché nella parte finale lancia comunque dei messaggi, già dà degli spunti e una riflessione particolare che, mentre leggevo l'albo, io di mio non avrei fatto. È una riflessione che però mi è piaciuta, ma non voglio rubargliela, quindi io non tratterò insomma la sua riflessione finale, la citerò all'interno di questo video, ma vi consiglio di andarla ad ampliarla, ad avere una maggior consapevolezza di quello di cui citerò andando ad analizzare quel forum. Detto questo, sigla e poi analizziamo il contenuto del volume del Club dei Supereroi. E partiamo da come è strutturato l'albo. L'albo, da quel che ho capito anche guardando l'intervista fatta martedì scorso con Donald Soffritti, Serena Colombo e Francesco Gerbaldo, rispettivamente il disegnatore delle copertine, la curatrice della testata e delle altre testate disneyane e il curatore di questa testata specifica, ovvero sia Francesco Gerbaldo, hanno parlato dell'idea di mettere insieme tutti gli eroi disneyani, soprattutto quelli meno noti. Quindi Paperinik qui comparirà, ma nelle storie straniere e principalmente con altri gruppi, non comparirà mai a singolo, anche perché c'è una testata interamente a lui dedicata, quindi vogliamo dare spazio proprio al club dei supereroi, cosa che mi piace molto come idea, anche perché sono storie poco note, poco conosciute, e quindi gli si dà un peso e un valore maggiore. Ci sarà un nucleo di storie iniziali dedicate a Super Pippo e alla produzione delle storie italiane di Super Pippo. Ci sarà una sezione centrale con le ristampe degli altri eroi, in particolare mi immagino Paperbat e, per l'appunto, il titolare della testata, il Club dei Supereroi, e nella parte finale una trentina, quarantina di pagine, a seconda delle esigenze, di storie inedite in Italia. Questa è un po' la composizione che ricorda in una qualche maniera l'idea del Papersera e del manuale delle giovani marmotte in una qualche maniera, l'idea di vecchie storie ristampate con delle inedite che vanno a fungere da completamento del volume. 140 pagine al prezzo di 4,20 euro. Questo è il rapporto fuliazione-prezzo. La carta non mi fa impazzire, ma tutto sommato l'albo si apre bene e comunque è un prodotto economico, quindi non farei troppo le pulci su il volume in sé e per sé. Ci sono, prima di ogni macro area, degli editoriali di approfondimento che sono concisi, parliamo tendenzialmente di una paginetta o di un paio di paginette al massimo, ma ci sono tante informazioni precise, puntuali, concise magari, quindi c'è il rischio magari di perdersi, ma non tanto perché l'articolo è scritto male o quant'altro, quanto perché in poco tempo si è dovuto condensare diversi elementi. E quindi ho particolarmente apprezzato anche questi editoriali che ti danno davvero un'indicazione chiara e precisa di che cosa stai andando a leggere, quindi la storia che leggerai di lì in avanti avrà un valore in più, non sarà semplicemente una storia scelta a caso, ma ti dà un senso del perché della scelta, cosa che non è mai banale e anzi ho apprezzato particolarmente. La storia di apertura di tutto questo volume è una delle migliori storie supereroistiche apparse sul Topolino nel corso degli anni, almeno a mio parere e a mio gusto personale, se togliamo alcune storie di PK, ma giustamente lui non sarà presente all'interno di questa sede.
e parliamo di Super Pippo e l'ultima Arachide, ad opera di Francesco Artibani per i disegni di Alessandro Perina. Una storia che vede un'invasione aliena giungere sulla Terra, vi faccio vedere un po' le prime tavole, e la necessità di trovare un qualcuno che possa affrontare questa invasione. Ad affrontare l'invasione sarà niente poco di meno che il titolare della storia, per l'appunto, Super Pippo. Un Super Pippo che però non poteva più contare sull'uso delle sue arachidi perché la piantina non faceva più arachidi. Questo è un po', diciamo, lo spunto iniziale di Francesco Artibani, spunto che serviva anche a far ritornare il personaggio dopo che per anni e anni non compariva, quindi ha dovuto trovare un escamotage, un motivo per cui Super Pippo non compariva più sulla scena topolinese in una qualche maniera, e dare il là per questa ultima avventura del personaggio. Un'ultima avventura che è chiaramente ultra parodistica, ma un po' come tutte queste storie di questo gruppo, sono delle parodie dei fumetti supereroistici americani. Qui si prende in giro il tutto, ma allo stesso tempo si mantiene il rispetto per il personaggio di Pippo. Un personaggio che sa essere ingenuo, ma che sa scrutare e sa guardare, sa capire le situazioni e cerca di mettere in ballo una risoluzione del conflitto contro questi alieni che non sia mera forza bruta o mera forza fisica. Questa cosa qui mi è piaciuta particolarmente, perché uno può dare per scontato che Super Pippo mena gli avversari come Superman e risolve la situazione, e invece no, deve trovare un qualcosa, una chiave di volta per risolvere questo dilemma e questa battaglia. Una gran bella storia, ben scritta e ben disegnata. La storia successiva è preceduta da un editoriale di due pagine, penso sia l'unico così lungo, che ci informa da un lato delle origini di Paperbat, con alcune chicche, alcune peculiarità, alcune cose poco note, o che magari in parte sono elaborazione dell'autore di questo editoriale, basato però su informazioni, dati e realistici. La storia infatti che arriverà di lì a breve è Paperino aspirante e supereroe. Storia di Candy e Cavazzano, che ci mostreranno un Paperino che per l'appunto idealizza un costume da supereroe per vigilare su Paperopoli. Con una battuta anche molto semplice si sorvola sul fatto che a Paperopoli c'era già Paperinic, perché questa storia è stata ideata, pensata, ragionata, progettata prima dell'arrivo di Paperinic, poi accantonata proprio perché c'era già Paperinic e si rischiava di fare confusione. Perché questa storia è stata inserita? Perché il costume che Paperino indossa è molto simile a quello di Paperbat, e quindi il dubbio che è venuto allo scrittore dell'editoriale prima della storia è: ma non è che gli autori americani, vedendo questo costume di Paperino, hanno pensato di ideare Paperbat? La storia è un po' più complicata di così, però ve la semplifico così, anche per lasciarvi il gusto della lettura dell'editoriale. Bello, preciso, puntuale, e davvero aveva bisogno di due pagine per semplicemente andare a descrivere tutta questa teoria, che trovo comunque molto affascinante. Questa storia qui ovviamente vede Paperino come protagonista, non Paperinic, sarà sostituita nei prossimi volumi, presumo, da altre storie di Paperbat, ma ne parleremo per l'appunto dopo, dando un'occhiata a quello che sarà il secondo numero della testata. Le storie successive infatti sono tutte dedicate a Paperbat, e sono Paperbat contro tutti, storia di stampo di origine straniera, molto divertente, con tanti nemici che Paperbat dovrà per l'appunto affrontare. Seguono due storielle brevi, una sul saltarello e l'altra sulla moto di Paperbat, storie di una pagina sola. Dopodiché arriva uno degli elementi clou per l'appunto di questo volume, ovvero sia Basettone a tu per tu con gli inarrivabili. Una storia, la storia, che vede l'origine del Club dei Supereroi. Club dei Supereroi che nasce per l'esigenza di affrontare una minaccia aliena,
a cui Basettoni non sa tener testa e per cui avrà bisogno di tutti gli eroi possibili e immaginabili. Al termine di questa grande e grandiosa battaglia, molto camp, molto anni 60, supereroisticamente parlando, per quanto questa storia credo sia degli anni 70, se non degli anni 80, e che ci mostra un gruppo di personaggi abbastanza inusuali, se non quasi inediti per chi ha letto il Topolino, ed è un po' il motivo per cui consiglio la visione e la lettura di questo numero a chi magari non ha mai letto di questi personaggi, proprio per entrare in relazione e sapere che perlomeno esistono. Prosegue l'albo con un'altra storia più o meno dedicata al gruppo del club dei supereroi, ovvero sia Paperinik e Co. il migliore. Abbiamo i quattro eroi che sono Paperinika, Paperinik, Paperbat e Super Pippo, dover affrontare insieme una minaccia. Una storia molto molto gradevole, ma un po' semplicistica, ma tutto sommato ci sta. Si chiude l'albo con la sezione, diciamo, delle storie già edite, un po' in allegria e in spensieratezza. Dopodiché inizia il versante delle inedite, con un editoriale che ci parla un po' di tutte e tre le storie successive, un editoriale un po' molto breve, un po' molto condensato, ma avendo solo una pagina a disposizione non si è potuto fare di più. Si apre con un super pesce d'aprile, storia che vede Super Pippo, Zio Paperone e Paperino raccontare tre vicende, due delle quali sono vere, una è falsa, e ce ne sono alcune situazioni decisamente paradossali. La storia è molto molto carina, non solo per questa idea di base che è molto affascinante come idea e come concept, ma per i testi e per i disegni che sono davvero magnifici, sono proprio molto molto carini. Ve la consiglio di darci sinceramente un'occhiata. Chiude l'album due storie inedite di origine brasiliana, per quanto probabilmente i materiali sono provenienti dalla Francia, ovvero sia Paperbat contro Zonar e Paperinik attenti alla scimmia, due storie che vedono i nostri eroi affrontare uno un simil mostro proveniente da un film fantasy, lo Zonar che in un qualche modo ricorda Conan il Barbaro, mentre dall'altra avremo Paperinik e Paperinika avere a che fare con una scimmia gigante che sta attaccando indiscriminatamente Paperopoli. Ora, passiamo un attimo ai difetti che secondo me ha questo albo. Sono principalmente due. Uno non risolvibile, proprio per quello che vedrete letto nel blog che vi ho consigliato, ed è la bassa risoluzione delle storie finali di questo albo. La risoluzione è davvero molto bassa. È abbastanza faticoso leggerle. Sto vedendo che la webcam ci prova a metterci più luminosità e quindi sembra che ci sia decisamente più contrasto, ma le vignette su carta sono molto scure, molto impastate, non proprio gradevolissime da leggerle, ma la cosa che sono venuto a scoprire grazie al blog è principalmente che gli originali di queste storie non esistono e quindi esistono solamente delle scansioni. L'effetto finale è questo e la qualità è un po' quel che è, ma il divertimento rimane garantito. Sono due storie che ho trovato molto divertenti. L'altro difetto che ci posso imputare, ma questo secondo me va decisamente più a gusto strettamente personale, è la copertina, così smaccatamente dedicata al personaggio di Super Pippo, con un Super Pippo che compare nella storia lunga, perché è una storia lunga quella di L'ultima Arachide, ma la parte centrale è un po' molto dedicata a Paperbat e va a occupare uno spazio decisamente maggiore. E quindi Super Pippo in copertina ce lo vedo poco, ci avrei messo più Paperbat, ma qui va proprio ad una sensazione di gusto personale, visto che mi piacciono più albi che se vedo la copertina capisco qual è, diciamo, il punto forte dell'albo. Non è così in questo albo nello specifico, poco male, va, come dicevo, va a gusti, chiaramente gli albi non saranno dedicati ai singoli personaggi, c'è questa voglia di fare un albo più antologico, con anche varie serie, miniserie e quant'altro, la cosa mi fa estremamente piacere e non vedo l'ora di avere sotto mano il prossimo volume. Prossimo volume di cui vi faccio vedere la copertina, perché comunque è già presente
qui la copertina è questa, con per l'appunto Paperbat. Le storie contenute all'interno saranno le 12 fatiche di Paperbat, che è una storia a sua volta lunga, perché se non ricordo male, se ci saranno tutte le puntate, sono 7, parliamo di una sessantina di pagine. Abbiamo poi il proseguo delle avventure del Club dei Supereroi, è già stato praticamente annunciato che ogni numero avrà una storia italiana di Super Pippo, e verrà introdotto nella sezione delle inedite una storia di Darkwing Duck. Darkwing Duck, che è questo eroe, per chi non lo conoscesse, proveniente dall'universo dei cartoni animati Disney degli anni 90, spin-off in una qualche maniera di DuckTales, che vede per l'appunto questo eroe simil batmaniano cercare di arginare il crimine nella sua città. La serie la ricordo con affetto, è praticamente credo dagli anni 90 che non la rivedo, ma tutti quelli che mi parlano di questa serie a fumetti, dell'edizione a fumetti di questa serie di Darkwing Duck, me ne parlano come di una delle migliori serie supereroistiche, per quanto parodiche, uscite nel corso degli ultimi anni, in una chiave di lettura prettamente più disneyana, d'accordo, ma piuttosto matura, in una qualche maniera una sorta di pick-up in una chiave un po' meno futuristica, ma un po' più urbana. Sotto questo punto di vista, quindi, sono decisamente curioso ed è un po' il motivo per cui avevo già deciso di seguire il Club dei Supereroi prima, perché banalmente è una tematica, quella dei supereroi, che apprezzo, che mi piace, chi conosce il mio canale sa quanto legga supereroi o quanto ho cominciato a leggere nel corso degli ultimi anni supereroi, lo sto facendo con molto affetto, soprattutto per la casa editrice DC Comics, e il Club dei Supereroi prende più spunto dalla Justice League che non dagli Avengers, quindi è palesemente una testata pensata per me, per parodizzare quegli elementi, ma sono contentissimo. Ma con l'aggiunta di Darkwing Duck non posso fare a meno di prendere e leggere questa testata. Testata che consiglio agli amanti dei supereroi per leggere una chiave disneyana, più comica, più anche diciamo infantile sotto certi punti di vista, perché alcune storie sono molto camp, molto da anni 60, fumettisticamente parlando, a livello supereroistico, e quindi riassaporare un po' quel gusto, quel mood, in una testata che è molto leggera, molto semplice, che si lascia leggere piuttosto bene, nonostante le storie comincino ad avere i loro annetti. Parliamo di storie degli anni che in questo caso qui, a parte le inedite, sono tutte pre-anni 2000, quindi sono storie che hanno mediamente 30-40 anni, ma a livello di divertimento non sono invecchiate così male. Questo è un po' quello che avevo da dire per oggi. Vi aspettano lo spazio commenti per sentire la vostra. Avete letto questo Il Club dei Supereroi? Lo prenderete? Non lo prenderete? Siete d'accordo col mio punto di vista? Non lo siete? Discutiamone, parliamone, come al solito, qui nello spazio commenti di YouTube. Da Francesco, dalla soffitta di camera mia, è davvero tutto. E noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!